Buonasera, benvenuti su Di News, un'altra puntata di Esteticamente. Quest'oggi parliamo di un argomento particolare. Lo facciamo come sempre col dottor Roberto Barazziol, ben trovato. Buonasera Alice. Oggi, Roberto, parliamo di cani, ma in particolare parliamo di morsi di cani, perché so che ti trovi molto spesso davanti a situazioni di questo tipo. Esatto, Alice. Purtroppo ci si trova sempre più frequentemente ad affrontare in urgenza questi morsi dei cani, che possono interessare sia gli adulti che anche, ahimè, i bambini. Quali sono le zone maggiormente colpite? Quali sono i punti in cui un cane subito attacca, dove morde? Beh, bisogna innanzitutto distinguere se il paziente è stato aggredito da un cane o se è una ferita accidentale. La maggior parte sono ferite accidentali, per fortuna, perché nelle aggressioni dove prende il cane, può prendere il dorso, la testa, gli arti, eccetera. Nelle ferite accidentali, quelle che più spesso e frequentemente ci troviamo ad affrontare sono il volto, e soprattutto per comportamenti che non sono adeguati nei confronti dell'animale. E ci troveremo a parlare anche di questo, perché in questa tematica appunto rientra quello che è l'argomento dell'umanizzazione degli animali, del cane soprattutto, che ormai più che essere diventato un animale domestico è diventato un vero e proprio membro della famiglia. Esatto Alice, è un vero e proprio membro della famiglia, e noi abbiamo dei comportamenti che possono nuocere sia alla sua salute ma anche alla nostra salute, e ovviamente il nostro è un messaggio che deve cercare di sensibilizzare i telespettatori nel fatto di avere dei comportamenti adeguati per non nuocere a lui ma anche a noi stessi. Noi, Roberto, abbiamo ascoltato la testimonianza di un ragazzo che si è trovato in una situazione simile proprio per dei comportamenti affettuosi con un animale di amici, quindi un animale che comunque conosceva, appunto si è ritrovato morso da questo cane. Sentiamo cosa ci ha detto. Allora Tiziano, io so che ti sei trovato in una situazione appunto in cui sei stato morso da un cane, quindi ti chiedo com'è stata, qual è stata la tua esperienza? Non è stata affatto simpatica, diciamo, perché ci si trova a avere di fronte con un animale che è imprevedibile, diciamo, quindi ci si trova un po' in imbarazzo anche, ecco. Cosa è successo nello specifico? Allora io sono andato a trovare questi conoscenti per fargli una visita, per un saluto, e dopo circa un'oretta che ero da loro il cane ha pensato bene di venirmi incontro e aggredirmi. Prima mi ha preso nella gamba e poi si è afferrato al mio braccio. Questo perché ha visto dei segnali di paura da parte tua? Perché l'hai spaventato? Io sono stato fermo immobile perché qualche conoscenza di cani ho. Io ho 5 cani miei e quindi so un po' come si comporta, diciamo. Io sono stato fermo immobile, non ho fatto nessun gesto inconsueto, non ho fatto nessun movimento strano. Il cane è partito addosso a me senza avergli fatto niente, senza averlo stimolato, senza avergli fatto qualcosa di male. Perché secondo te? A cosa gli è scattato all'animale? Potrebbe essere stata gelosia verso i confronti dei proprietari che erano lì, che non gli andava bene che io stessi nel suo territorio, o potrebbe essere un fatto che il cane era sotto stress o ha avuto in precedenza qualche cosa di negativo. Quali sono state le conseguenze? Hai riportato delle ferite? Le conseguenze sono state parecchie grandi, diciamo, perché a parte il graffio, la morsicata sul polpaccio, la cosa peggiore è stato che mi ha staccato un pezzo di avambraccio, vicino alla vena proprio, quindi mi è andata non bene, benissimo, ecco, diciamo, poteva avere conseguenze ben più gravi. E qual è stato il supporto che hai avuto dalle strutture sanitarie e come hanno operato, visto che appunto il caso non era proprio lieve? Sì, sono stati subito premurosi nei miei confronti. Mi sono trovato bene con il dottor Roberto Barazziol, che mi ha subito preso in considerazione e mi ha fatto un ottimo lavoro, ecco, diciamo. Quindi ho avuto ottimo supporto. La cosa immediata che hai fatto dopo essere stato ferito? Da quando è successo sono andato subito in pronto soccorso. Da pronto soccorso mi hanno fatto entrare subito in sala e lì mi hanno rassicurato, mi hanno tranquillizzato, perché ero abbastanza in ansia, ecco, diciamo. Mi hanno tranquillizzato, mi hanno medicato e poi mi hanno detto di ritornare, mi hanno fatto la cura antibiotica e tutto quanto. Sì, insomma, quindi sono stati molto gentili con me.
Ecco, dunque, abbiamo ascoltato un po' la testimonianza di questo ragazzo che si è trovato in questa situazione. Ovviamente non è l'unico, perché queste sono situazioni comuni, una ferita, ha parlato appunto delle conseguenze che sono derivate, per fortuna non gravi, non troppo gravi, da questo episodio. Ovviamente delle conseguenze, delle complicazioni ci possono essere, perché al di là delle ferite derivano delle malattie sì, ci possono essere anche delle malattie trasmissibili e delle infezioni. Giustamente, come stai dicendo, le zoonosi sono le malattie che vengono trasmesse dal cane all'uomo. Quindi dobbiamo tenere, non aver paura ovviamente degli animali, ma dobbiamo avere degli atteggiamenti che ci possono aiutare a prevenire questa trasmissione delle infezioni. Quindi delle giusti modi di comportarsi, come lavarsi le mani dopo aver toccato un cane, non baciare o farsi leccare da un cane, non portare a letto eventualmente i cani, perché tutte queste diciamo questi atteggiamenti che fanno parte dell'umanizzazione del cane può provocare dei danni alla nostra salute. Perché infatti queste zoonosi possono essere di vario tipo, ricordiamo, non so, la giardiasi, la salmonellosi, altre infezioni. Ecco, ricordiamole brevemente, magari tutte una per una, per capire, per spiegare ai nostri telespettatori che tipo di malattia si tratta, come si manifesta, cosa... Innanzitutto sono malattie abbastanza rare, perché gli animali vengono vaccinati, li vengono tolti i vermi, perché se non vengono fatte queste vaccinazioni, queste cure, l'animale può trasmettere a noi stessi queste malattie, come la giardiasi, la scaridiasi, sono malattie cosiddette i vermi che vengono usati dagli animali. Oppure ci sono delle altre malattie come la salmonellosi, come la leptospirosi, che possono essere trasmesse attraverso il toccare l'animale, farsi leccare dall'animale stesso. Ovvio che nella pelle integra è difficile che ci siano queste trasmissioni, ma se ci facciamo leccare nel viso, a contatto con le mucose, con gli occhi, è più semplice, perché ricordiamo che l'animale mette il suo musetto dentro, ovunque, dappertutto, ovunque. Quando noi lo portiamo a spasso, lui infila la lingua, infila il suo musetto, perché annusa ovunque qualsiasi cosa, e quindi questo può essere pericoloso per noi stessi. E poi ci sono delle malattie che possono essere trasmesse da dei vettori, tipo la sindrome di Lyme, c'è la zecca che punge il cane, poi può pungere noi e trasmettere questa malattia estremamente pericolosa. Quindi se ci si trova ad avere delle zecche addosso, mi raccomando, mai toglierle spontaneamente, ma ricordarsi sempre al pronto soccorso, perché deve essere tolte da una persona specializzata, per evitare che la testina rimanga dentro e possa il batterio passare nel nostro circolo sanguigno. E noi chiaramente pensiamo che i nostri animali siano sempre più puliti, siano sempre perfetti. Noi abbiamo molta attenzione, però ricordiamoci che il cane mette il muso e la lingua ovunque quando lo portiamo a spasso. E non ultima è quella che magari è la malattia per antonomasia, esatto, la rabbia. Volevo parlarti proprio di questo. La rabbia, che però è debellata nel nostro territorio, bisogna stare attenti se veniamo morsi, e i cani sono vaccinati, se veniamo morsi da un cane randagio o da una volpe che magari viene dalla Slovenia, perché ci sono delle zone dove è ancora presente, e quindi se veniamo morsi parte in automatica una denuncia che questo è un retaggio quando la malattia era diffusa nel nostro territorio, per cui i veterinari mandano una lettera al padrone del cane che lo avvisano che nei prossimi 10 giorni circa verranno fatta una visita per vedere le condizioni del cane, ma se il cane è stato vaccinato, per questo siamo a posto. Ecco, infatti, Roberto, volevo parlarti proprio della rabbia, perché forse è la malattia più conosciuta, quella che fa più paura. Sì, è una malattia che ormai nel nostro territorio non esiste più, i cani sono vaccinati, bisogna stare attenti se il morso viene da un cane randagio o da una volpe che magari arriva dalla Slovenia, zone dove è ancora, può essere ancora presente. Quindi quando si viene morsi dal cane, comunque parte una denuncia che va all'ufficio igiene e i veterinari andranno nei giorni successivi al morso, circa dopo 10 giorni, per vedere le condizioni del cane, che non abbia i sintomi della rabbia, quindi il cane diventa aggressivo, c'ha la bava, la bocca, eccetera. Ma se il cane è vaccinato si risolve ogni problema. Ecco, quindi la rabbia si trasmette solo con il morso del cane. Ha un periodo di incubazione che può essere di alcuni giorni, ma anche di mesi, e dopo può scatenarsi una febbre o altre manifestazioni, un malessere generale che può portare poi all'encefalite e alla morte della persona, ma sono veramente casi eccezionali. Sì, quindi la durata di una infezione tipo la rabbia è comunque una durata lunga nel tempo, non è una cosa che si risolve il periodo di incubazione, quindi bisogna ovviamente
una volta se non si è sicuri della provenienza dell'animale, che l'animale sia stato vaccinato, bisogna tenerlo in osservazione e vedere che l'animale non abbia i sintomi della rabbia, che ha questa aggressività, questa bava alla bocca, come ti dicevo, nei 10 giorni circa dopo il morso dell'animale. Senti, un'altra infezione è il tetano. Sì, ma quello, sai, quando c'è una ferita, il tetano, essendo presente nel terreno e può essere veicolato attraverso il morso del cane, dobbiamo stare sempre attenti. Quindi quando c'è una ferita bisogna pulire la ferita, e anche con dell'acqua ossigenata, perché il Clostridium tetani è un anaerobio e quindi si sviluppa nelle zone dove non c'è ossigeno. Quindi ferite e morse di cani penetranti, che possono causare lacerazione dei tessuti, dove poi non saranno questi tessuti ben vascolarizzati, la spora del tetano può generarsi. Ricordiamo che siamo vaccinati, quindi la vaccinazione antitetanica ormai è diffusa a tutti i cittadini, quindi è un'evidenza molto rara, però bisogna ovviamente, quando si va in pronto soccorso, riferire se è passati X anni dall'ultima vaccinazione, eventualmente viene rifatto la vaccinazione, il siero, la vaccinazione, siamo a posto. Roberto, da cosa riconosciamo che un'infezione è in atto? Diciamo ai nostri telespettatori, così anche per informazione, sì, certo, no? Perché sintomi. Tanti di persone che vengono morsi dai cani magari hanno delle ferite piccole, non sanno se recarsi in pronto soccorso o meno. Ovviamente se è una ferita penetrante, perché di solito i morsi dei cani con i denti creano a volte delle ferite penetranti e non lacerazioni vere e proprie dei tessuti, quindi in una ferita puntiforme il paziente non sa mai cosa fare. Bisogna innanzitutto lavare abbondantemente la ferita con dell'acqua corrente e del sapone, e anche con dell'acqua ossigenata, e poi valutare e stare attenti nei giorni successivi se possono evidenziarsi i segni dell'infezione, quindi un rossore, un calore, un dolore e anche una funzione lesa, perché se veniamo morsi a livello di un dito può essere che il dente abbia provocato una lesione del tendine, per cui non si riesce più a muovere il dito. Quindi in questi casi, quando cominciano a comparire questi segni dell'infezione, è meglio recarsi subito a un pronto soccorso. Ma riterrei che comunque, a prescindere, è bene andare in un pronto soccorso per far vedere il tipo di ferita e mettere in atto tutta la profilassi per tutte le malattie che abbiamo appena elencato. Generalmente segue una terapia antibiotica, immagino. Sì, ovviamente sì. E il dilemma è sempre, per quanto ci riguarda, suturare la ferita o non suturare la ferita, perché suturare la ferita può creare un ambiente chiuso, un ambiente particolare che favorisce lo sviluppo dei germi. Questi germi possono svilupparsi e creare una vera e propria infezione che può correre anche lungo le fasce e dare delle fasciti che possono essere molto pericolose. Quindi dipende un po' dalla ferita. La ferita può anche non essere suturata per alcuni giorni, ho messo un drenaggio per tenerla comunque in parte aperta per facilitare l'eventuale fuoriuscita del materiale infetto, delle secrezioni. E ovviamente seguirà una terapia antibiotica per cercare di prevenire questo. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di comportamenti, no, a cui prestare attenzione. Generalmente sono i soliti comportamenti che si consiglia di evitare: non guardare il cane negli occhi, non scappare, non dimostrare paura, però sembra tutto facile. Poi in realtà quando ti trovi nella situazione non è così. Certo, sai, a noi quando arrivano le ferite sono soprattutto come chirurgia plastica, ferite che coinvolgono il volto o le estremità, le mani o il volto. E quindi chiedi sempre, ovviamente, come è successo, signora, o il bambino, come ha fatto. E la più frequente è: mi sono avvicinato al cane per dare un bacio al cane. E questo fa parte proprio dell'umanizzazione. Ecco, innanzitutto, mai baci ai cani, anche perché chiaramente, soprattutto con la saliva, le malattie di cui abbiamo parlato prima. Sì, le zoonosi, certo, ma le ferite, perché il cane può vedere questo, a mio parere, questo avvicinarsi con il nostro volto verso di lui come un attacco, e quindi lui a volte o si difende e ci morde, oppure semplicemente lui si gira, si sposta, e con i denti, i suoi denti sono delle lame, per i nostri tessuti possono provocare delle lesioni importanti e che sicuramente possono lasciare dei segni evidenti, perché poi i pazienti dicono: ma mi resterà il segno? Purtroppo, certo, anche se un chirurgo plastico mette in atto, come ho sempre detto, tutte le sue capacità, tutta la tecnologia per cercare di occultare al massimo la ferita, ma una ferita nella cute purtroppo si vede, e se è una ferita del volto ancora maggiormente si vedrà, perché il volto purtroppo è una zona esposta e quindi non posso occultare la ferita. Roberto, con i vestiti. Quali sono le pratiche che un chirurgo plastico mette in atto per cercare perlomeno di occultare una ferita? Sai, come ti dicevo prima, la ferita, la sua
suturiamo o non la suturiamo? E ovviamente, come chirurghi plastici, interessandoci di ferite del volto, la ferita cerchiamo di suturarla, però a volte ci siamo trovati di fronte a perdite di sostanza vere e proprie, e quindi bisogna parlare con i pazienti che, per occultare queste perdite di sostanza, dobbiamo fare degli innesti, cioè prendere la pelle da un'altra parte e metterla dove c'è stata questa perdita di sostanza, però c'è una diversità di colore. Ovviamente, quindi dobbiamo poi discutere con il paziente cosa facciamo, guariamo per seconda intenzione, dipende ovviamente anche dall'entità della ferita. Comunque, come si risolve la diversità di colore? Rimane purtroppo irrisolta, perché non possiamo, cioè un segno della ferita rimarrà sempre, anche se noi mettiamo in atto tecniche, cioè suture per piani e suture con fili estremamente sottili, questi fili rimarranno in sede minor tempo possibile, e quindi per non lasciare il tatuaggio nella cute, comunque un segno rimarrà sempre. Mi è capitato ad esempio una paziente che è stata, lei si è avvicinata al cane che era tenuto in braccio dal padrone, un bassotto, e voleva baciarlo, e questo cane ha avvertito questo come una minaccia o per il padrone o per lui, e la morsa esattamente sul labbro superiore, dividendolo in due. Una ferita così è impossibile da occultare, anche se noi riusciamo a suturare per piani perfettamente, comunque un segno, come quasi nel labbro leporino, rimarrà sempre per questa paziente. Quindi... O anche nei bambini, perché loro ci giocano con i cani, e il più delle volte il cane magari si sposta accidentalmente e provoca delle ferite alla fronte, alle guance, al naso. Molto frequentemente mi capita di suturare dei bambini, le mamme sono in apprensione, ma si vedrà. Signora, purtroppo un segnetto sarà sempre evidente, fa parte ovviamente della ferita e non si può più di tanto il chirurgo. No, dopo magari quando sarà la ferita completamente matura, guarita completamente, con il laser a volte si possono attenuare, ma un segno rimarrà sempre. Ovvio che la ferita, come abbiamo già detto, nei periodi estivi deve essere coperta da sole, non bisogna esporsi al sole, ci sono delle creme particolari in silicone e il massaggio della ferita aiuta a farla maturare nel modo migliore, però purtroppo un segnetto ci sarà sempre. Quindi il nostro messaggio è quello di cercare di prevenire, perché l'unica cosa migliore è la prevenzione, e non esponiamoci a certi comportamenti che possono essere lesivi, e per noi stessi, anche magari i bambini, non lasciamoli da soli in compagnia del cane e cerchiamo sempre di tenerli sott'occhio. Questo è un po' il messaggio che cerchiamo sempre di trasmettere nelle nostre puntate di Esteticamente: prevenzione prima di tutto, anche in questi casi, perché chiaramente fare attenzione ai comportamenti con gli animali, certo, i cani li amiamo, sono diventati parte delle nostre famiglie, ovviamente, però umanizzarli troppo può essere pericoloso, quindi stiamo sempre attenti. Roberto, dalle tue parole abbiamo capito che di casi del genere ne vedi diversi, ne vedi parecchi, parliamo un po' di dati? Sì, tieni presente che leggevo che al mondo circa 2 milioni sono i morsi che vengono registrati all'anno, morsi di animali. L'80% riguarda morsi di cani, un 20% anche i gatti. Anche i gatti possono mordere, anche l'uomo. E teniamo presente che l'uomo è con il gatto colui che può più facilmente recare un'infezione dopo un morso. Il gatto è più pericoloso come batteri che ha all'interno della saliva, e anche l'uomo. E tieni presente che circa un 15-20% dei morsi dei cani possono andare incontro a un'infezione, soprattutto se non curata. Per quello prima vi dicevo, comunque è sempre meglio andare in pronto soccorso per far sì che la ferita sia disinfettata nel modo più corretto. E vi ricordo che dopo comunque un morso è bene mettere la zona colpita al di sotto dell'acqua corrente e lavarla anche con del sapone, cioè proprio tenere ben pulita la zona. E quindi siamo arrivati, abbiamo fatto un quadro completo, abbiamo parlato anche un po' non solo di cani, ovviamente, che sono più frequenti i comportamenti affettuosi, l'umanizzazione del cane rispetto all'umanizzazione del gatto, perché il gatto è un animale completamente diverso. Sì, se ne forse sta un anche po' più, per questo un po' di più per i fatti suoi, però il gatto può, ho visto anche delle aggressioni anche del gatto, di pazienti che sono arrivate con graffi ma anche morsi importanti. Il gatto ha dei denti estremamente affilati e sottili, e soprattutto se vengono colpite le estremità può provocare delle lesioni sia tendine che nervose, quindi attenzione anche ai gatti.
Quindi attenzione sia alle carezze sia alle coccole, non ai baci, assolutamente. E quindi insomma attenzione a questi animali che sono diventati parte integrante della nostra vita, ma che però appunto possono portare delle malattie. Quindi attenzione, soprattutto attenzione a non avvicinarsi troppo, perché altrimenti dei morsi potrebbero essere davvero delle situazioni difficili da gestire. Amiamoli, però cerchiamo di avere dei comportamenti che non possono nuocere a loro e a noi stessi. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Allora grazie Roberto Barazzol, come sempre, grazie a te, per la tua Alice, professionalità, e buona sera a tutti. E grazie a voi per averci seguito. Una buona serata.